C'era tanto fermento. Il giorno, quindi 6 e 7, quando siamo rientrati, i ragazzi erano tutti molto eccitati, molto felici di rientrare. Abbiamo adottato il protocollo di sicurezza di sempre, quindi con il distanziamento, le mascherine, la misurazione della temperatura. C'erano tanti genitori che fuori ci incoraggiavano, ci salutavano. I ragazzi sono stati molto compiti, si sono messi in fila indiana, hanno rispettato tutte le norme di sicurezza. D'altronde sono ragazzi di prima, i ragazzi di prima sono straordinari, sanno essere sempre molto, molto corretti, educati. E qui sono entrati nelle classi. Io sono passata per tutte le classi perché mi sono accertata che avessero fatto tutti l'autodichiarazione, di non essere stati a contatto con persone sospette positive, insomma, abbiamo raccolto tutte le autodichiarazioni dei docenti, dei ragazzi e del personale ATA e abbiamo fatto lezione normalmente. I ragazzi di seconda e terza si sono collegati a distanza. Il clima era di grande serenità. Devo dire che qualcuno all'inizio provava un po' più di ansia, forse prima rispetto ai primi giorni di scuola. C'era sicuramente un po' di ansia perché avevamo saputo di alcuni focolai sull'isola dopo il periodo pasquale, per cui inutile negare c'era tanta preoccupazione. Io penso che già a distanza di 4 giorni il clima si è molto più rasserenato rispetto all'inizio proprio. È chiaro che molti genitori chiedono, telefonano in continuazione perché vogliono essere rassicurati che non ci siano casi di ragazzi di positività tra gli adulti e i ragazzi. E dobbiamo dire che fino a questo momento le cose sono andate abbastanza bene. Se c'era qualche caso sospetto, mi hanno contattata i genitori, ma pochissimi, devo dire la verità, perché erano preoccupati che i ragazzi si erano recati in chiesa. Erano stati quindi in quell'ambiente che abbiamo poi saputo è stato il punto di partenza, è stato da lì che forse si è generato qualche caso di positività. Però sono sotto controllo le situazioni perché mi informano i genitori che avevano qualche dubbio, stanno eseguendo in questi giorni i tamponi. Qualche docente che pure aveva mandato i figli in chiesa o si era recato in chiesa, quindi comunque c'è stato insomma, un po' di preoccupazione, inutile negarla, c'è e ancora c'è. Credo che superato questo momento, noi stiamo andando avanti molto bene con le attività, anche se le attività non sono state mai sospese, anzi, di giorni fa il collegamento che abbiamo avuto con la nave scuola Amerigo Vespucci, è stato un bellissimo collegamento a distanza, tutta la scuola ha partecipato, c'era nella presidenza c'era anche il vicepresidente del consiglio d'istituto Flavio Trani con me, quindi adesso avremo il progetto Hunter, stiamo continuando con la continuità e l'orientamento, la continuità con le scuole elementari, l'orientamento con le scuole superiori, perché le terze si apprestano non solo alla preparazione dell'esame di Stato, ma anche all'ingresso nelle scuole superiori. Per cui c'è un lavoro che continua anche con i ragazzi disabili, i DSA e quindi i BES. Abbiamo adottato un protocollo con l'Istituto Vincenzo Telese. Tutti i ragazzi che quindi sono in uscita stanno ricevendo tutte le attenzioni che meritano, quindi anche nel passaggio al successivo grado di istruzione.